Nella capitale torna a battere il cuore del Big Blue, un evento che nel tempo si è conquistato il proprio spazio nel panorama dei saloni nautici italiani è giunto quest'anno alla sua 7ª edizione. L'appuntamento si conferma una vetrina di grande interesse per gli operatori del settore, che potranno ammirare dal 20 al 24 febbraio alla Fiera di Roma imbarcazioni di tutte le classi, così il presidente Mauro Mannocchi. Credo che la nautica e il Salone del Mare non finirà quest'anno con la crisi, insomma. Noi auspichiamo che prima o poi si uscirà da questa congiuntura economica molto sfavorevole e intanto testimoniamo una presenza. Devo dire che nonostante tutto, grazie anche ai collaboratori e alle aziende che credono in noi, agli attori del territorio che sono soprattutto Union Camere Lazio, la Camera di Commercio, il Comune di Roma, abbiamo mantenuto viva questa manifestazione anche in maniera importante, perché comunque occuperemo 7 padiglioni, quindi siamo al 7º anno e occupiamo 7 padiglioni. Grande innovazione della formula espositiva che spazia dalla canteristica all'enogastronomia, all'abbigliamento nautico, alla fotografia subacquea e alla strumentazione tecnologica di ultima generazione. Un viaggio a 360 gradi nella cultura del mare. Il presidente della filiera nautica Union Filiere, Vincenzo Zottola. Avremo 82 espositori della nostra regione, ma il fatto importante è che la nostra regione è leader nazionale nel sistema della nautica e della canteristica, ma in tutta l'economia del mare. Siamo la prima destinazione crocieristica a livello mediterraneo, siamo naturalmente al 4ª, 5ª, 7ª posizione nel sistema nazionale della nautica e della canteristica come numero di imprese e come occupati, oltre 500 imprese della nautica, 2.000 occupati, 1.500 la subfornitura, 4.000 occupati con l'indotto del 2,3%, è un settore importante e vitale. Questo significa turismo nautico, significa un'apertura sul Mediterraneo, significa internazionalizzazione e il Lazio assolutamente non può assolutamente essere fuori dal sistema dell'economia del mare. A partecipare all'incontro il delegato per Roma Capitale e i rapporti con l'Unione Europea, Federico Rocca. La canteristica nautica sta soffrendo ovviamente come altri settori della crisi economica, molto spesso viene anche dipinta come il settore degli evasori e nessuno contempla che invece lì dietro ci sono centinaia di migliaia di persone che lavorano dietro un'imbarcazione, ma soprattutto che c'è un mondo di appassionati del mare, della subacquea e della pesca che non sono sicuramente degli evasori, ma che vogliono poter vivere il mare in tranquillità e serenità. Il Big Blue dà la possibilità di vivere a 360 gradi tutti gli aspetti del mare e quindi era importante che Roma Capitale ancora una volta dimostrasse la propria vicinanza al Salone Nautico di Roma. Presente tra gli stand anche l'esercito italiano, così il tenente colonnello Massimo Bertoldi. L'esercito italiano ha una componente essenzialmente terrestre, tuttavia alcuni reparti hanno delle caratteristiche anfibie per cui trovano connotazione nell'ambiente marino. Per la corrente edizione saremo al Big Blue con un reggimento di eccellenza, il 185° reggimento acquisizione obiettivi Folgore, distanza a Livorno. È un reggimento del bacino delle forze speciali che ha delle sue componenti anfibie.